Ciao bambini, come state? Oggi c'è lui, il tenerissimo cucciolo di casa. Eh sì, ne abbiamo due, lui è il secondo. Sì, è dolcissimo ed è morbidissimo. E con lui vi sto per leggere una lettura di quelle bellissime. E sapete perché? Perché è una lettura monella. E so che le narrazioni monelle sono le preferite di voi bambini e anche di voi cani. Allora, mettiamoci comodi, apriamo le orecchie e contiamo insieme. Uno, due, tre, si legge! Facciamo che di André Marois, Gérard Dubois, Orecchio Cervo Editore. Buongiorno, signora Martin. Jean-François! Bene, bambini, ora io vado a prendere un po' di verdura nell'orto. Fate i bravi. Sì, mamma. Sì, signora Martin. A che vuoi giocare? E se ci inventiamo una storia? Facciamo che siamo due guerrieri solitari e che non abbiamo paura di nulla. Saremmo su un'isola deserta e dei nemici cattivi ci attaccherebbero. Noi ci difenderemo con le nostre armi speciali e lanceremo anche delle enormi rocce. I nemici sarebbero troppi e saremmo costretti a fuggire dalla nostra isola, anche se non avremmo mai paura. Andremo nel paese di Cuccagna per riprendere le forze. Ce lo saremmo proprio meritati. Ma i cattivi sguinzaglierebbero un mostro peloso per farci divorare. Ci salterebbe addosso con i suoi denti aguzzi. Combatteremo contro il grosso mostro per un giorno intero. Lo faremo prigioniero. Poi scaleremo una montagna per sorvegliare la pianura. Non avremo neppure le vertigini. Costruiremo un'enorme fortezza per difenderci, con un mucchio di torri e un ponte levatoio. Ci prepareremo alla grande battaglia. Non avremmo mai paura. Ma i nemici, venuti dal cielo sulle loro aquile, ci attaccherebbero. Dovremmo di nuovo fuggire davanti al pericolo. Ci porteremo dell'acqua per non morire di sete nel deserto e anche per dare da bere al nostro prigioniero. Ci travestiremo con strani vestiti, nessuno potrebbe riconoscerci. Ci riposeremo un po' prima di riprendere la battaglia, ma dormiremo con un occhio solo. Per svegliarci, ci tufferemo in un fiume. Non avremmo paura dei coccodrilli. All'improvviso la corrente ci trascinerebbe verso una cascata. Nuoteremmo veloci per non cadere nel vuoto. Bambini, sono tornata. Avete fatto il... Avremo una nuova nemica e stavolta avremo molta paura. Allora, bambine, ho ragione? Era bella questa avventura monella? lo so che anche a voi piacerebbe ogni tanto mettere tutto per aria e fare tutto quello che volete fare, ma non sempre è possibile. Anzi, diciamoci la verità. Quasi mai, però almeno possiamo leggerle queste storie. Qui è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!